siamo alla vigilia del nostro viaggio in Giappone, un viaggio molto importante perché è il primo che andremo a fare dopo la pausa forzata dettata dal Covid, ed è molto interessante perché in questi ultimi anni le novità e le modifiche anche dettate dalla nuova industria 5.0 stanno provocando trasformazioni molto importanti, quindi sarà direi molto motivante per noi poter per la prima volta rivedere quali sono stati gli aspetti e i cambiamenti che l'industria 5.0 sta portando nelle aziende giapponesi, in Toyota in particolare evidentemente. Oggi è l'avvio del viaggio in Giappone, è proprio l'avvio perché vediamo per la prima volta in questa occasione la realtà di Toyota Material Handling, la fabbrica qui a Bologna, che ha in sé la filosofia e rappresenta in uno dei migliori casi di applicazione proprio del TPS e del Toyota Way. Sono molto affascinata di questo viaggio che sta per partire. Mi affascina il passaggio dai concetti tradizionali che hanno cambiato il mondo fordista del Toyota Production System attraverso quello che è stato la trasformazione del digitale, quello che noi chiamiamo Industria 4.0, che i tedeschi lanciarono ad Hannover nel 2011 con l'Industria 4.0, che ci ha stravolto, ci ha trascinato nella digitalizzazione del mondo, dei prodotti, dei processi, per entrare in quello che è la nuova filosofia. Sono entusiasta di questo viaggio, lo seguivo già da tempo, erano anni che volevo venire, il Covid mi ha un po' fermato in questa escursione in un mondo nuovo, un mondo che vorrei soprattutto conoscere sotto l'aspetto lavorativo. La spinta è soprattutto sul titolo del nostro viaggio e la società 5.0, che evidentemente ancora sia nell'ambito italiano che europeo non conosciamo. Andiamo dai precursori, coloro che in qualche modo hanno messo al centro del mondo le persone.